L'incontro tra Urban Code e Sale parte da alcuni attivisti del Sale, che sono anche writers, e che hanno costruito questo collettivo che si chiama Urban Code, che è un collettivo formato da artisti, da writers locali, che da 2 anni hanno prodotto un percorso di collaborazione interna al Sale, ma io direi più di una collaborazione, si tratta ormai di una vera e propria articolazione tra Sale e Urban Code. Direi che il writing è oggi una pratica che ha uno status molto ambiguo. Da una parte vediamo come a livello dell'amministrazione cittadina, ma anche a livello governativo, i dispositivi repressivi contro il writing aumentano. Dall'altra, naturalmente, a livello internazionale, il writing è diventato, diciamo, assolutamente parte del panorama artistico istituzionale. Quindi noi da 2 anni stiamo riflettendo in maniera continuativa insieme a Urban Code, che si incontra qui, che viene qui, che parte ormai integrante del percorso del Sale. Stiamo discutendo esattamente su questa forbice in cui il writing si trova, diciamo, si trova a metà tra le due lame. La prima lama è quella della criminalizzazione, la seconda lama è quella di un'istituzionalizzazione totale, dunque di una sua mercificazione e dunque della fine di quella che potrebbe essere, o di quello che potrebbe essere ogni intento di rottura metropolitana delle pratiche del writing. È evidente che se da una parte attraverso la criminalizzazione e la repressione si restringono gli spazi pubblici di praticabilità per il writing, dall'altra il writing viene sempre più spinto verso diverse forme di mercificazione, dunque a partire dalle gallerie fino alla customizzazione delle felpe piuttosto che delle scarpe, fino alla pubblicità e insomma, io credo a decine anche altri a decine di altri ambiti. Allora, qui il problema col Sale è esattamente, prima di tutto, produrre un laboratorio di riflessione sul writing, che sia un laboratorio portato avanti dagli artisti stessi, che chiamo artisti così per semplicità, perché loro non sarebbero felicissimi di questa definizione. E dall'altra, magari anche poi in futuro, trovare dei modi di rientrare anche in possesso di questi dispositivi di valorizzazione, cioè perché questa pratica deve generare introiti, deve generare valore che poi viene totalmente prelevato dalle gallerie d'arte, dal mercato della moda piuttosto che da altri ambiti. Non c'è ragione perché questo accada e il Sale e Urban Code stanno anche lavorando per tentare di trovare uno sbocco rispetto a questa situazione. In fondo qua parliamo, da un certo punto di vista, anche del tema del reddito, cioè come degli artisti possono naturalmente vivere dei propri lavori, ma possono farlo anche riflettendo sui meccanismi di cattura delle proprie pratiche. Quindi questo credo che sia, in soldoni, lo schema di collaborazione, lo schema, o diciamo il terreno di incontro tra uno spazio come il Sale e un collettivo come Urban Code. Poi naturalmente Urban Code ha anche qui dentro al Sale un processo molto interessante di produzione delle mostre. Cioè, una mostra di Urban Code nasce con alcuni mesi di ritrovi settimanali dentro al Sale, nasce quindi senza la figura di un curatore, ma nasce diciamo veramente da un'autogestione orizzontale della mostra e i ragazzi sono stati veramente all'altezza, credo, di progetti istituzionali anche molto molto interessanti. Le due mostre che hanno fatto hanno visto ospiti internazionali, collettivi statunitensi che sono venuti qua, hanno prodotto un libro fotografico di interviste, di riflessione sul tema del writing, che credo sia un esempio molto avanzato di riflessione intorno a questa pratica, quindi insomma è sicuramente un dato di continuità, cioè Urban Code è ormai integrato dentro al percorso del Sale pur mantenendo la sua autonomia, la sua indipendenza ed è sicuramente io credo un successo per entrambi i gruppi, diciamo.